scelto di intraprendere questo master per avere più soddisfazione personale, perché partivo da zero, quindi non avevo la minima idea di come vendere, di come andare a rapportarmi col cliente. E, quindi ho investito il mio tempo, i miei soldi in questo master per appunto avere più consapevolezza di me, di come rapportarmi con i clienti e di come anche poi riuscire a raggiungere degli obiettivi che erano sia miei sia anche dell'azienda stessa. Ho parlato anche di pianificazione delle giornate lavorative, perché è importante riuscire a organizzare il proprio tempo e quindi a pianificare i propri impegni. Impegni che sono sia lavorativi sia non. Perché? Perché devo capire come gestire il tempo facendomi queste tre domande. Cosa sto facendo adesso? Come lo sto facendo? E per raggiungere quale obiettivo? Come si fa quindi, e soprattutto perché lo si fa? Per sviluppare delle capacità di problem solving, quindi riuscire ad essere un po' più spigliati, diciamo così, anche con gli imprevisti, a gestire lo stress e quindi utilizzare anche del tempo durante la mia settimana per alleggerire il carico di lavoro, dedicarmi a me stessa. Ho parlato di imprevisti perché, come con il Monopoli, quando arriviamo nella casellina degli imprevisti, non sappiamo mai cosa ci può capitare. Nel settore della zootecnia, dell'agricoltura, è sempre dietro l'angolo l'imprevisto, quindi è importante tenere anche presente che può saltarci un appuntamento, ma anche noi stessi possiamo avere degli imprevisti lavorativi, personali, e quindi è importante considerare anche queste attività, chiaramente non prevedibili, e che quindi devono avere anche loro uno spazio all'interno della nostra azienda. E quindi dobbiamo dedicare del tempo alla gestione del tempo, impostando l'agenda, definire quindi un 50% diciamo del tempo programmato, perché? Perché come detto prima le varie attività hanno varie importanze e appunto attenzione che richiedono. Quindi un qualcosa di nuovo è difficile, bisognerebbe legarlo ad un'abitudine, magari già assimilata. E questo perché bisogna appunto entrare nella mentalità di appunto farla ripetutamente per farla diventare magari routine, come la classica sfida dell'andare in palestra. Sì, ok, lunedì inizio la palestra, non serve niente farlo una volta alla settimana per magari 3 settimane, bisogna essere costanti. E quindi riuscire a gestire tutte queste abitudini ed apprenderle nel modo corretto.